Quello che è successo per il Paxil è un esempio di quell'oscuro capitolo che riguarda gli effetti collaterali di questi farmaci per disturbi mentali, che si sono diffusi così in fretta ovunque e per milioni e milioni di persone. Da 15 anni è in corso una causa tra alcuni pazienti e la casa farmaceutica produttrice del Paxil, la GlaxoSmithKline. Ad avviare questa causa è stato un avvocato di Los Angeles, che ha deciso di sfidare le sette sorelle di Big Pharma. Grazie a lei sono stati portati alla luce e resi ufficiali tantissimi dei conflitti di interesse che abbiamo visto fino ad ora. Chi pagherà per i danni, però, ancora non si sa. Mi chiamo Karen Bart Menzies e faccio l'avvocato a Los Angeles, dove seguo molte cause legali contro le aziende farmaceutiche. Ho iniziato con la causa contro la GlaxoSmithKline per il Paxil dai primi anni 90. Il Paxil è stato lanciato sul mercato alla fine del 1992 e dopo pochi anni sono iniziate le cause che riguardavano i potenziali effetti collaterali come il suicidio. Solo in un secondo momento sono emerse le gravi conseguenze che hanno colpito un consistente numero di persone. La GlaxoSmithKline era a conoscenza dei gravi effetti collaterali quali suicidio, dipendenza, malformazioni neonatali, già prima che il farmaco venisse lanciato sul mercato. Quindi quello che abbiamo scoperto nel corso della causa è ciò che l'azienda già sapeva, e le cause legali sono state l'unico modo per andare a verificare all'interno dell'azienda ciò che la Glaxo già sapeva. Abbiamo scoperto due cose molto importanti. La prima è che attraverso gli studi non riuscivano a dimostrare l'efficacia del Paxil rispetto a un placebo. Il secondo punto che abbiamo scoperto vedendo i trial clinici è che gli studi indicavano che i bambini che assumevano il Paxil sviluppavano tendenze suicide e omicide, e anziché comunicare questi effetti collaterali agli organi di controllo, alla classe medica e ai genitori, la GlaxoSmithKline ha pubblicato gli studi in modo fraudolento, come se il Paxil fosse sicuro ed efficace per i bambini. Viene da chiedersi cosa succede una volta che una casa farmaceutica ha perso una causa. Quanto dovrà pagare? Quanto ha guadagnato nel frattempo in tanti anni di vendite? Le aziende in questo lasso di tempo guadagnano miliardi di dollari, per cui vale la pena di nascondere questi rischi il più a lungo possibile in modo da fare più soldi possibili, acquisire quote di mercato e fare profitti anche se con le cause legali magari un giorno dovranno pagare forti somme di denaro. In ogni caso, andranno a liquidare la controversia e pagheranno una multa con un importo che è solo una frazione minima rispetto ai soldi che hanno guadagnato prima del termine delle cause legali.